Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. La professione di fede di Pietro e le chiavi che Gesù consegna a Pietro. Ecco due punti importanti che ci consegnano chiavi preziose per la nostra vita. Tutto parte da una domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Dopo aver sondato cosa dice la gente di lui, che tipo di uomo vede in lui, chiede: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro dà la sua risposta, una risposta non studiata a tavolino, non frutto della mera sapienza umana, ma una risposta che sgorga dal suo cuore aperto alla grazia, dall'ispirazione del Padre. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E tu, caro fratello, cara sorella, che risposta dai? Sì, perché la domanda di Gesù è per noi. Voi, chi dite che io sia? Tradotto, chi sono io per te? È in fondo la domanda che un innamorato fa alla persona che frequenta da tempo e chiede: cosa sono per te? Che posto ho nella tua vita? È una domanda che non dobbiamo mai stancarci di lasciar risuonare nel nostro cuore. Tutti, sacerdoti, religiose, laici, il rischio è quello di ridurre la nostra fede a delle regole da seguire, a un'etica. Per carità, questo aspetto c'è ed è importante, ma è una conseguenza ad una relazione d'amore, ad una sequela, ad un'adesione della vita a Gesù. Oppure ridurre il nostro cristianesimo a delle cose da fare, per carità anche buone, fare cose per Gesù ma perdere di vista Gesù. Oppure, come ha detto Padre Cantalamessa, non passare dal Gesù personaggio a Gesù persona viva. Purtroppo, per la maggioranza dei cristiani, Gesù è un personaggio, è l'oggetto di un insieme di dogmi, dottrine o eresie, uno che crediamo presente nell'Eucaristia, tutto quello che si vuole. Ma se rimaniamo sul piano della fede oggettiva, senza sviluppare una relazione esistenziale con Lui, Egli rimane esterno a noi. Per questo la fede di molti è come il sole invernale che illumina ma non riscalda. Permettetemi di confidarvi quello che ha riempito e riempie la mia vita di gioia e di pace. È un rapporto personale, da amico, continuo e familiare con Gesù. Perciò, miei cari, ci fa bene metterci alla scuola di un ultimo. E vi faccio raccontare questa storia da Madre Teresa, cioè ve la dico come lei l'ha scritta. A New York abbiamo una casa di malati di AIDS, destinati a morire a causa di quella che io definisco la lebbra dell'Occidente. L'ho aperta la vigilia di Natale, come regalo a Gesù per il suo compleanno. Abbiamo cominciato con 15 letti per alcuni malati poveri e 4 giovani che avevo fatto uscire dal carcere perché non volevano morire lì. Sono stati i nostri primi pazienti. Ho allestito una piccola cappella dove, se lo desideravano, questi ragazzi che non si erano mai avvicinati a Gesù potevano tornare da lui. Grazie alla benedizione e all'amore di Dio, i loro cuori hanno subito un cambiamento radicale. Durante una visita alla casa, sono venuta a sapere che uno di quei giovani era stato ricoverato in ospedale. Si trattava di un uomo che in 25 anni non si era mai confessato e non aveva mai fatto la Santa Comunione. Per tutto quel tempo non aveva avuto nulla a che fare con Gesù. Mi ha confessato: sa Madre Teresa, quando mi viene uno dei miei terribili mal di testa, lo paragono alla sofferenza che Gesù ha sopportato quando lo hanno incoronato con le spine. Quando mi fa male la schiena, penso a Gesù quando lo hanno flagellato. Quando sento quel dolore lancinante alle mani e ai piedi, lo paragono al dolore che Gesù ha provato quando lo hanno crocifisso. Per favore, mi riporti a casa, voglio morire con lei accanto. Ottenuto il permesso dal medico, l'ho condotto nella cappella. Non ho mai visto nessuno parlare a Dio con tanto fervore. Tra lui e Gesù vi era un amore pieno di comprensione. E dopo 3 giorni il giovane è morto. È difficile capire il cambiamento di questo ragazzo. Da cosa fu determinato? Forse l'amore dolce delle suore che lo ha aiutato a capire che Dio lo amava. Miei cari, davanti a questo esempio ci farà bene chiederci: ma chi è Gesù per me? E com'è il mio rapporto con Lui? Facciamo un passo avanti, ecco il nostro secondo punto. Gesù risponde a Pietro dandogli un nome nuovo, affidandogli una missione, un'autorità che vediamo esplicitata in 2 immagini, le chiavi e il legare sciogliere.
Gesù dice: Simone, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. A te do le chiavi del regno dei cieli. Partiamo dalle chiavi. Cosa sono? Di solito oggetti piccoli che danno accesso a realtà molto più grandi. Pensate alle chiavi di casa. Dare le chiavi di casa a qualcuno significa darne libero accesso. Nel mondo biblico le chiavi sono simbolo di autorità e nella tradizione rabbinica le chiavi per accedere al regno dei cieli sono la conoscenza della Torah, il corretto insegnamento della sua legge. Mettiamo insieme i pezzi. Gesù dà a Pietro le chiavi del regno dei cieli, dunque dà a lui e lui alla Chiesa questa facoltà: accogliere e far accedere le persone a Dio, guidarle alla comunione con lui, interpretando e insegnando correttamente la sua parola. Questo è molto bello. La Chiesa con il suo insegnamento mi dà le chiavi per accedere al vero volto di Dio che si è fatto carne in Gesù. Mi dà le chiavi per discernere la sua volontà nella vita, per capire come lui parla nella mia vita. Grazie alla sapienza dei santi ottengo delle chiavi preziose per vivere una sana spiritualità. Grazie ai sacramenti posso accedere alla pienezza di grazia che c'è data in Cristo Gesù. E non solo. Gesù continua dicendo: ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Vi è dunque una corrispondenza tra ciò che viene fatto qui sulla terra e ciò che è nei cieli. Cerchiamo di capire, vediamo due livelli. Ad un primo livello, nella tradizione rabbinica, legare e sciogliere significava permettere e proibire. Dire se una dottrina è vera o meno. Dire se una prassi è moralmente lecita o no. Quello che Gesù ora dice a Pietro, più tardi, al capitolo 18, lo dirà a tutti i discepoli. Questo sottolinea l'autorevolezza di Pietro, in sintonia con la Chiesa, di insegnare in maniera autorevole la volontà di Dio che è stata rivelata da Gesù, esplicitandola nel corso della storia. Detto in maniera ancora più semplice, quando la Chiesa si esprime ufficialmente in materia di fede e di morale, dunque mi dice che una cosa è vera, o mi dice che una cosa è buona, oppure no, sono sicuro che è così, sulla terra come nel cielo. Miei cari, è una cosa grandissima. Significa che, seguendo la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa, sono sicuro di camminare nella verità. Più profondamente, legare e sciogliere ci fa capire che entrare a far parte della Chiesa significa sperimentare legami nuovi che ci salvano ed essere sciolti da legami che opprimono e impediscono la vita. Anzitutto nella Chiesa sperimentiamo legami nuovi che ci salvano. Pensiamo ad esempio al battesimo. Quando una persona viene battezzata, viene unita a Dio e questo legame è sulla terra, come nel cielo, ed è per sempre. Oggi va di moda farsi sbattezzare, ma non si può. Puoi anche farti cancellare dal registro. Puoi mettere da parte quel dono immenso che è la vita di Dio nel tuo cuore. È un dono, a noi spacchettarlo e farlo fruttificare oppure tenerlo chiuso e metterlo da parte. Ma non lo potrai mai cancellare. È impresso nella tua anima. Dio non ti rinnegherà mai come figlio. Al contempo veniamo legati, cioè uniti tra noi. San Paolo parla del vincolo della carità. Nel battesimo, ad esempio, acquisiamo Dio come padre e gli altri come fratelli e sorelle. Entriamo a far parte di una nuova famiglia, la famiglia della Chiesa. Pensate a Maria, che nel Vangelo secondo Giovanni diventa madre del discepolo amato e il discepolo amato suo figlio. Cioè, sperimentiamo nella Chiesa legami nuovi, non fondati sulla carne e sul sangue, ma sullo Spirito di Dio, che sono i legami battesimali, relazioni profonde, secondo il cielo. O pensate quando ci si sposa. Nel sacramento del matrimonio, i due profondamente, spiritualmente divengono uno, sulla terra come in cielo. Per questo il matrimonio è indissolubile. E quando la Chiesa, in casi particolari, dichiara la nullità matrimoniale, è perché prende atto che qualcosa ha impedito che quel sacramento fosse celebrato validamente, e questo è sulla terra come in cielo.
E la Chiesa ha anche la facoltà di sciogliere da tutti quei lacci che opprimono la vita, ad esempio sciogliere dal peccato. Quando riceviamo l'assoluzione del sacerdote, è Dio stesso che ci assolve, che scioglie dal peccato, che libera la nostra anima. E possiamo esserne sicuri, questo perdono lo riceviamo qui sulla terra, ma è anche nel cielo. Cari fratelli e sorelle, che la liturgia di domenica possa aiutarci a riscoprire la bellezza di Gesù, della sua signoria nella nostra vita e la bellezza di avere la Chiesa come madre. Una madre che Dio ci ha dato per farci nascere a vita nuova e farci crescere nell'unione con Lui e tra noi. Una madre che ci dà di poter vivere qui sulla terra un assaggio di cielo, qui sulla terra secondo il cielo, in forza di quelle chiavi che Gesù ha consegnato. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.